La copertina di San Vigilio per il nostro settimanale è un po' un classico, ma nell'anno della pandemia ci voleva qualcosa di speciale e non poteva essere altro che i nostri Chiuji e Gobbi che si sono prestati per mettere la mascherina d'ordinanza. Li abbiamo portati insieme al nostro fotografo Gianni Zotta a fare una finzione sulla loggia del Castello del Buon Consiglio, guardando la città, ma naturalmente a distanza ravvicinata per queste feste appunto a distanza. Ma c'è un'altra copertina di cui vi vorrei parlare, è quella della lettera alla comunità di Monsignor Tisi, uno scatto in cui si vede un gesto di tenerezza di un'infermiera in un reparto di terapia intensiva. Una lettera tutta da leggere e contemplare in questo numero di Vita Trentina. Noi restiamo vulnerabili.